Marco, presento Olivier. Sì, questo è mio figlio Olivier, l'ultimo dei miei tre maschi. Ha 32 anni adesso, già 32 anni. Sì. Mio figlio che ho avuto il piacere e il dispiacere anche per vari motivi, però tanto piacere di allenare tanti anni, siamo molto vicini e niente, sono fiero di lui come qualsiasi papà, insomma. Olivier, presenta Marco. lui è Marco, è mio papà, cosa posso dire? Cose che c'è. Tutti sanno già tutto di Marco, no? Personaggio pubblico ormai da tanti anni, alle nostre latitudini, e non solo, ma non tutti sanno che, oltre ai dispiaceri che dice di aver avuto ad allenarmi, è anche sempre stato un bravo, un ottimo papà, mio migliore amico, sostanzialmente, non solo mio papà. Idem, claro. Siamo, oltre che padre e figlio, siamo anche migliori amici, un po' come tutti in famiglia. Esatto. Chi vincerebbe a braccio di ferro? Ah, l'ho detto! No, ma sai... Ah, vincerebbe ancora lui. No, ma forse di forza adesso probabilmente lo invia. Anche perché c'ho il braccio più corto. Ok, però è chiaro. Però io ho avuto la fortuna da fare una gara a Las Vegas di braccio di ferro anni fa. Qui abbiamo imparato tante tecniche. Lui. Dopo me le insegnate. Sì, sì. Contrariamente a quello che la gente pensa, ci sono tantissime tecniche sul braccio di ferro. Yeah. Dunque, io penso che nonostante la mia giovane età... Vince con la tua. No, non so, perché tu sei molto molto forte fisicamente. Non proviamo però stasera. Non proviamo, no, non oserei neanche provare. Almeno se provo con loro sarebbe chiuso in cucina solo io. Sì, sì, sì. E basta. Chi si sente più canadese? Ma che domanda? Buona domanda, yeah. Io dico quasi, nel senso, quasi a pari, forse più lì, io no, ma io direi a pari, anche se io sono nato, cresciuto lì, lui è veramente, è fiero anche della sua cittadinanza canadese, e lo risente tantissimo, dunque parla bene anche il francese, parla bene l'inglese anche, è molto orgoglioso, difende. Ma è questione di conoscenza anche, conoscere le due realtà. Sì, come ha detto papà, io sono molto fiero della mia parte canadese che devo a lui, come sono altrettanto fiero della parte svizzera, che devo alla mamma, e nonostante io sia nato e cresciuto qui, però sì, a pari, come hai detto tu. Okay. Piatto preferito, e mi suggeriscono che non vale riso e pollo. Allora, e pollo e riso? Allora, no, devo dire che il riso e il pollo è chiaro che penso che in due ne abbiamo mangiati tanti, ok? Ne abbiamo e mangiamo tanti. Però non oserei dire il mio piatto preferito. Cos'è il tuo piatto preferito? Sai, un piatto preferito, non so, un bel hamburger, per esempio, sai, che non mangio più da tanti anni, potrei mangiarlo e non è capitato da mangiarlo. O un piatto di pasta ragù, le cose classiche, classico, molto buone. Sì, molto fegato, che contrariamente a tante persone a me piace tantissimo. Ma io direi più o la poutine, che è un piatto canadese, o il pâté chinois. Sì. Un altro piatto canadese. Sì, la poutine sono patate fritte con formaggio e la salsa sopra. Barbecue calda sopra. Sanissimo, insomma. Sì, calorico, 10.000 calorie per un vasetto. Direi quella. Sì. Tradizione canadese preferita? L'hockey, punto. Sì. Io stavo cercando addirittura più profonda. Sì. Non sono uno, ma i barbecue tra amici. Oh, bravo, sì. Dove nice. Ti ritrovi il weekend, ognuno porta la sua bibita, birra, o tutti
giardino, un barbecue con le famiglie, con le mogli, con i bambini. Il Canada è legato tanto anche all'hockey. Poi per l'hockey in America, se l'allenatore viene licenziato, tutti i canali televisivi vengono chiusi, l'annuncio dell'allenatore licenziato, o fanno una reclam di lavatrice, lavastoviglie, aprono dentro, cosa c'è dentro, parastinchi o un paio di pantaloni di hockey. Nel senso... Non quelli del Sam, perché non li ha mai lavati. E tutti i bambini, al ciuccio di una squadra NHL, o tutti, nonostante questo, il tifo è sempre corretto. Secondo voi, chi ha più probabilità di vincere il campionato svizzero di quest'anno? Zurigo. Zurigo per me sono... Le prime squadre sono, non dimentichiamoci, anche Losanna. Ma anche Lugano sta salendo bene. No, è chiaro, non dimentichiamo anche le prime, anche Lugano. Offre tutto il possibile. Ma tutto il possibile, però se tu guardi sui quattro blocchi su carta, dopo... Sì, Zurigo e Zurigo. Io dico Zurigo, tu Zurigo. È Zurigo, esattamente. Okay. Dopo vedremo, sarà storia. Anche se possiamo dire che tutte le squadre qualificate... Sì, già hanno una buona possibilità. Hanno una buona possibilità, perché anche lì, dal sesto al nono, se si... chi si qualifica, no? C'è magari una differenza da 30 punti, però comunque quello che finisce decimo è un 2 da 3, può sempre battere la squadra che finisce settimo, anche se c'è 30 punti di differenza in campionato. Best of three, il giro di... Sì, il meglio di tre partite. Okay, okay. Dunque è un azzardo e dopo è quello il bello dell'hockey moderno adesso, che tutti possono battere tutti. Dunque questo per me è sempre interessante. Io dico Zurigo, tu dici. Voilà. Cosa ne pensate della tolleranza zero degli arbitri sulle risse tra giocatori? E pensate che questo possa nuocere allo spettacolo e soprattutto all'adrenalina che hanno i giocatori? Quando l'hanno inserito c'è stato un uso veramente eccessivo della tolleranza zero. Adesso sì. si è calmato un po', sono abbastanza regolare e... Sai, anche la questione di bagarre, no? In America c'è sempre, e come ho spesso mi sono espresso in televisione o alla radio, se è un confronto uno contro uno diretto dove non c'è scorrettezza, è più corretto che un colpo da di dietro, un colpo di bastone. Un check alla testa, che adesso stanno diventando severi, che giustamente... Dunque, la tolleranza zero è una cosa che la Lega qui logicamente ha un grande lavoro che non è facile dire. Non è facile. No, non è facile. Tu sei saggio nel dirlo. Io sono un po' più critico. È che purtroppo, e correggimi se sbaglio, tanti, non tutti, ma tanti arbitri del nostro campionato non hanno mai giocato a hockey a un livello che si possa definire tale, no? Delitto o quant'altro. E c'è anche da dire quello che ha detto papà, che comunque nella mentalità svizzera o comunque europea non ha mai fatto troppo parte la rissa, la bagarre sul ghiaccio. Quindi, come diceva lui, come spiegava bene lui, il concetto di fondo che c'è dietro in una bagarre tra due giocatori che lealmente si scontrano, mollano i guanti e se le danno di santa ragione, è poco capito. Ma ai tempi soprattutto, ma no, io penso che fra la gente di hockey, i giocatori, questo è adesso è vista diversamente, è molto più accettata, sì. È vista molto più compresa, è tutto. E il pubblico, giustamente, che il pubblico questo ancora non fatica. Fa fatica, è comprensibile anche perché, perché non faceva parte della cultura fino a pochi anni fa. È quello che dico. Dunque ora. È molto molto comprensibile queste cose qui. Invece io vengo da una cultura dove, anzi adesso si è calmato perché il TP era molto diverso. Erano dei criminali con i pattini. Quindi è finita lì. Quindi la tolleranza zero, sì, deve esserci un criterio di giudizio per fermare determinati infortuni, ma non è la bagarre che crea l'infortunio serio o pericoloso al giocatore. Normalmente. A proposito di questo, raccontateci una delle risse che più vi ricordate che avete fatto voi. Dobbiamo parlare di queste cose
mai fatte. Non so. Io me ne ricordo una contro il Friburgo, quella era bella. No, che avevo un allenatore che mi dava l'input per andare a svegliare la squadra quando succedeva. Il giocatore del Friburgo, appunto, ci siamo presi, ce ne siamo dati di santa ragione, abbastanza equo come incontro, ho vinto io, ma la cosa simpatica della situazione è che Julien Sprunger dopo è lui stesso che è venuto a portarmi il bastone che gioca a Friburgo tuttora, appunto è lui che mi ha portato il bastone e i guanti dicendomi va male. Tu quale vuoi dire? Ma no, ma è chiaro, come dicevo prima, da noi, i nostri tempi, io ero già una persona abbastanza focosa, bravo, c'è quella parola, anche essendo portiere ero abbastanza, non mi dispiaceva, se ti rimangono, perché queste sono cose che una persona che non ce l'ha dentro fa fatica a capirla. Non è neanche una cosa che si insegna queste cose qui. Ho diverse occasioni, una che si vede bene internet, ma lì su internet sembra peggio che lo è veramente, che non è così tanto. Quella boss in Minnesota, la fuori dal ghiaccio, tu sei uscito fuori. Era lì, sì. Di fuori. Però, sai, ci sono state, mi ricordo, la prima 20 anni professionista che me la sono preso contro uno che io non lo sapevo, ma lui era un boxer, ha vinto il Golden Glove in Staten Island, New York, vuol dire era guanto d'oro. E guanti d'oro vuol dire era un professionista quasi, il tipo. E la bagarre è andata bene, molto molto bene. Solo che è finito, non ho potuto finire la partita perché la maschera non entrava più, perché avevo un barnocolo grosso così, grosso sul fronte. Sì, e la maschera mi entrava più, dunque non ho potuto finire la partita. Dunque, che lui l'ha finita però. No, penso che lui l'ha finita, sì, ah. Sì, no, ma lui ha mitragliatrice lui, lui andava. Ma si sono, come una volta ho dato un colpo di bastone a un famoso Nicky Foichu, che è una leggenda dell'hockey nordamericano, lui ha vinto il Golden Glove nei pesi massimi. Lì, appena ci ha dato un colpetto di bastone, che ai tempi il portiere si poteva, lui si è girato subito, chiaramente non ha molto gradito il colpo di bastone, lì non ho più visto niente, onestamente non ho, sono stato scioccato. Lì. Non l'hai vinta quella? No, assolutamente. Cosa non manca mai in nessun spogliatoio dalla quarta lega alle NHL e cosa secondo voi non deve mai mancare? Cosa non manca mai? NHL non... c'è i locali, sto pensando, perché appunto. C'è i giornalisti e deve essere... non manca mai la puzza dello spogliatoio. Yeah. O il buon odore, dipende dal punto di vista. Sì. Non manca mai... Ma io penso che una cosa che non manca mai, quando si parla da giocatore di hockey, c'è un detto da noi... Che un giocatore di hockey è un giocatore di hockey, nel senso che i più simpatici sono i giocatori di hockey. L'amicizia. Ma tu sei profondo, cavolo. Ok, sì. No. L'amicizia nei giocatori di hockey, una volta che uno ha giocato all'hockey, sarà sempre un giocatore di hockey. Quarta lega all'NHL. Dalla quarta lega all'NHL, ok? È una cosa. Bravo. Penso io abbastanza profonda. Sì, bravo. Sì. Ma è impossibile che manca quel senso di lealtà e... perché se ce non manca per un giocatore o due, dopo ci sono problemi all'interno della squadra. Insaccata o sgridata più grande ricevuta o data? A livello NHL abbiamo perso una partita, mi ricordo, contro Minnesota 4-3, hanno segnato gli ultimi secondi, l'ultimo minuto. Appena uscito dal spogliatoio, il commissario tecnico della squadra mi ha preso per il collo. Mi ha proprio preso per il collo che non era contento del gol, che mi ricordo era un tiro in mezzo alle gambe, che lì mi aveva molto sgridato. Da lui ne ho prese tante rinsaccate sul ghiaccio, ma da allenatore, rapporto allenatore-giocatore, quindi ci stavano tutte.
c'è un momento per tutto, sai, c'è metodo per tutto. Anche lui che è un giocatore, più che emotivo, tante volte si lasciava prendere dalle emozioni, sai, se metteva, come mettere benzina sul fuoco. Riesci a fare un'imitazione dell'altro quando si arrabbia? No. Buona domanda. No, io non oso, no. So che tanti, tanti... No, poi non sono capace. Ha sentito dire, sembra che tanti l'hanno fatto di me. Sono capace, sì, ma io non, no, paradossalmente, sono tuo figlio, tutti mi dicono sono uguale a te, quindi io cosa devo imitare? È vero, è un buon punto. Facciamo tante cose simili. Il Winter ti imita bene. Sì, ma tante persone... Che lo fa anche bene? Il Dani, no? Lo fa? Il Dani Marti lo fa? Il Daniel, Daniele Marti. Ok ragazzi, seduti, primo tempo è andato. C'è ancora tanto hockey da giocare. Primo tempo, 1-0 per loro. Zero fucking occasioni davanti alla porta a noi. Non andiamo mai una volta davanti allo slot. E facciamo sempre fucking pinch in difesa. Oli, non perché sei mio figlio, però veramente, non è questo modo di giocare che ti ho visto. Pa, cosa devo fare? Cioè, più che fare così, quello non molla i guanti, è un fucking chicken, è un fucking chicken. Allora, se vuole mollare i guanti, facciamo 25 penalità di partita, io vado a mangiarmi sushi a Ponte Tresa, ok? Ciao Marco, ciao Oli. Chiaramente sapete come sono fatto io, quindi spero che vi facciate due risate. Era per mandarvi un messaggio, per dirvi che vi voglio bene, che siete due grandi persone e che è un onore ed è stato un onore condividere tanti momenti splendidi con voi. C'è ancora tanto hockey da giocare, Marco. Però io non sono capace di imitarti. Ok, adesso ci sono un po' di domande e curiosità che sono arrivate dal pubblico, quindi sono più rivolte verso Marco, a quanto pare, perché penso che possa rispondere più facilmente per l'esperienza. Poi chiedono, quando sei arrivato in Svizzera non era abituale avere dei portieri stranieri, solitamente erano più giocatori di movimento ad esserlo. Come hai vissuto questa esperienza? Ma sai, è successo talmente veloce tutto, quando sono arrivato, perché ho dovuto, non dovuto, ho constatato diverse realtà. Uno la Valascia, l'altro gli alberghi senza gabinetto, che non ho mai visto un albergo senza gabinetto in vita mia. Sai, tu ridi, ma è vero. Le montagne, tutto quello che è capitato dopo la prima partita del derby, il pubblico che è stato assolutamente fantastico, perché comunque la novità per un straniero che viene qui, il pubblico dei tempi, le bandiere fumogeni che potevano farli, c'erano tutte queste cose qui. Dunque io mi sono ambientato molto, devo dire, facilmente. La gente mi ha aiutato, anzi sono ancora qui, dunque a me piace. Poi ci chiedono differenze negli anni tra NHL e Lega Svizzera. Sempre di meno, eh? Ancora una volta, dove è cambiato, dove abbiamo fatto un passo da gigante, è il mentale, il famoso mentale. Beh, che dico sempre.